Una buona serata, seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando dei numeri dell'emergenza sanitaria. Oggi tre nuovi casi di positività al Covid-19 in Abruzzo, due in provincia di Teramo, uno in provincia di Pescara. Questo è il bilancio odierno di una regione, la nostra, che tuttavia però non fa registrare nuovi decessi. Facciamo il punto nel servizio. Sono tre i nuovi casi di positività registrati nella giornata odierna in Abruzzo e che fanno salire il computo complessivo dall'inizio dell'emergenza a 3.331 casi positivi al Covid-19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo, dall'Università di Chieti e dal laboratorio dell'Ospedale dell'Aquila. Buona notizia, invece, è l'assenza di nuovi decessi che rimangono fermi a 467. 17 pazienti, meno 2 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 0, numero invariato rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 107, più 5 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. 2.740 sono i dimessi e i guariti, in numero invariato rispetto a ieri, di cui 12 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici e 2.728 che hanno risolto i sintomi dell'infezione sono risultati negativi in due test consecutivi. Attualmente i positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi, dei guariti e dei deceduti, sono 124, con un aumento di 3 unità rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 116.253 test. Del totale dei casi positivi, 240 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 827 in provincia di Chieti, 1.599 in provincia di Pescara, più 1 rispetto a ieri, 635 in provincia di Teramo, più 2 rispetto a ieri, 26 fuori regione, mentre per 4 casi non è indicata la provenienza. Questa mattina seconda giornata di interrogatori a Pescara nell'ambito dell'inchiesta Grandi Eventi. Ascoltati dal GIP Elio Bongrazio, gli ex assessori Giacomo Cuzzi, che ha risposto alle domande del giudice, e Simona Di Carlo, che si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Paolo Renzetti. Seconda tornata di interrogatori di garanzia questa mattina in tribunale a Pescara nell'ambito dell'inchiesta denominata Grandi Eventi. Dinanzi al GIP Elio Bongrazio si sono presentati gli ex assessori comunali Giacomo Cuzzi e Simona Di Carlo, difesi rispettivamente dagli avvocati Gianfranco Iadecola e Nicola Lotti e dall'avvocato Gianluca Pizzuti. Cuzzi ha risposto alle domande del GIP contestando l'impianto accusatorio della procura, come ha spiegato all'uscita di Palazzo di Giustizia il suo legale Nicola Lotti. Comunque di spiegare la sua posizione. Soprattutto la correttezza dell'iter amministrativo seguito in tutte le delibere che lo hanno visto come assessore proporre gli eventi alla giunta che poi li ha deliberati e ai funzionari dirigenti che hanno costruito, come accade, l'iter amministrativo delle delibere. No, ci siamo limitati a dire appunto che noi abbiamo comunque agito in continuità con quello che era l'iter, il modus operandi della precedente amministrazione sin dal 98 e poi in tutte le, diciamo, le consiliature, le giunte successive e in quello che è anche l'iter, il modus operandi dell'attuale giunta e dell'attuale assessorato e dell'attuale consigliatura. Tutto qui. Sì, all'esito dell'interrogatorio, avendo chiarito, avendo offerto appunto la nostra versione dei fatti e comunque ritenendo che non ci siano le esigenze cautelari e comunque siano venute ulteriormente meno a seguito dell'interrogatorio di garanzia, abbiamo chiesto la revoca. Le intercettazioni, in effetti, comunque non abbiamo avuto ovviamente modo di leggerle tutte, sono 13.000 pagine, quindi chiaramente non sono state fornite delle risposte dettagliate e precise, ma non sono neanche state fatte delle domande su questo, è stato più un discorso in generale sull'iter delle delibere. E noi ci siamo limitati soltanto a rilevare come l'infungibilità della prestazione artistica e la particolare natura dell'oggetto di quelle delibere che sono nel capo di imputazione e che sono state assunte dalla Giunta quando era assessore
professore, il dottor Cuzzi, hanno fatto sì in passato e fanno sì nel presente e hanno fatto sì nei 5 anni di assessorato dell'assessore Cuzzi che non ci potesse essere una procedura comparativa, una messa a gara, perché l'infungibilità appunto della prestazione artistica, riconosciuta peraltro da una delibera del 2014 della Corte dei Conti Liguria, che oggi viene citata anche nelle attuali delibere della giunta attualmente in carica, fa sì che non sia richiesta, non sia necessaria, non sia anzi possibile una comparazione, un bando, una gara, perché se l'oggetto è realizzare una rotatoria, ovviamente io posso mettere a gara i tanti che possono fare questo bene fungibile. Se io devo portare a Pescara Vasco Rossi perché per valutazioni politiche, di opportunità promozionali, turistiche, con gli operatori, col sindaco, con la giunta, si è deciso di portare a Pescara Vasco Rossi per attrarre un certo tipo di giovani, di utenza che possa venire a Pescara, Vasco Rossi lo può portare soltanto la multinazionale che ne ha l'esclusiva a livello nazionale e l'agenzia territoriale che quella multinazionale delega ad avere l'esclusiva territoriale per portare Vasco Rossi a Pescara. Si è invece avvalsa della facoltà di non rispondere Simona Di Carlo. Lunedì erano invece stati ascoltati Moreno di Pietrantonio, gli imprenditori Andrea Cipolle e Cristian Summa, che accompagnati dai rispettivi legali si erano anche loro avvalsi della facoltà di non rispondere. Le accuse a vario titolo per gli indagati sono quelle di corruzione, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, illeciti finanziamenti elettorali e turbata libertà degli incanti. Parliamo di trasporti adesso e di viabilità. Code interminabili e caos in A14. In questi giorni la chiusura notturna del viadotto Cerrano, con conseguente smistamento del traffico dei mezzi pesanti sulla SS16. Disagi enormi per la cittadinanza e per le attività commerciali. Ne hanno parlato i sindaci di Pineto, Robert Verrocchio e Silvia Andrea Scordella, nel corso del collegamento al TG6 delle ore 14. Ascoltiamo un estratto. Sì, sono passati diversi mesi, a dire il vero noi auspicavamo che per la stagione estiva il tutto potesse essere risolto, quantomeno potessero essere intanto riaperte le carreggiate, perché i problemi adesso sono due: da una parte i lavori, come si diceva poco fa, sui viadotti che stanno comportando appunto la deviazione dei mezzi sulle nostre strade, sulle nostre statali durante l'orario notturno, e ricordiamo che siamo nel mezzo della stagione estiva, per cui noi abbiamo anche veicoli che transitano durante il periodo notturno sulle nostre strade, oltre ai danni ovviamente che si creano proprio sulle infrastrutture stradali urbane. Ma abbiamo il tema anche del restringimento della carreggiata stessa, e questo non è un problema solamente della città di Pineto piuttosto che di Silvi, Roseto o Città Sant'Angelo, e credo neanche solamente della regione Abruzzo, è un tema che riguarda un po' l'Italia, perché abbiamo turisti che decidono di spostarsi dal nord verso sud e viceversa, che magari possono anche ripensare questo spostamento in funzione delle lunghe code che si stanno creando. Siamo preoccupati proprio per la situazione del turismo locale, noi naturalmente già martoriati per quanto riguarda i mesi invernali, dicembre-gennaio, dove notevoli disdette avevamo ricevuto proprio per il periodo pasquale e prima estate. Naturalmente adesso piano piano stiamo recuperando terreno con le prenotazioni per quanto riguarda anche la situazione emergenza Covid, ma siamo preoccupati perché questa è un'altra tegola che si abbatte sul nostro territorio e soprattutto sull'economia locale. Silvi, come tutte le città della costa qui del Teramano e non solo, vivono di turismo, e sicuramente questo ulteriore disagio potrebbe sicuramente generare poi riflessi economici importanti, soprattutto in fase termine dell'estate. Siamo consapevoli soprattutto del fatto che questi lavori si devono sicuramente effettuare, però ci chiediamo come mai non sia stato programmato anche in fase di lockdown degli interventi mirati proprio per sia sulla celerità, ma soprattutto per arrecare minor disagio ai nostri territori. Ci vorranno alcuni giorni per spegnere definitivamente il vasto incendio divampato intorno a mezzanotte nel nucleo industriale di Avezzano, nel piazzale di un centro di riciclo di rifiuti di grandi dimensioni in via Newton. Le fiamme hanno distrutto i capannoni della società Cassinelli, danneggiando anche le strutture adiacenti.
un inferno di fuoco, un inferno di plastica che brucia ancora. 24 ore non sono state sufficienti per zittire le fiamme e la colonna di fumo nero che dalla mezzanotte di ieri hanno divorato tutto. Il centro di raccolta Casinelli nel nucleo industriale di Avezzano lungo Viale Newton è totalmente distrutto. Seri danni hanno riguardato anche il deposito adiacente dell'Italsav. Dentro nel capannone temperature proibitive e non umane hanno reso ancora più difficoltoso l'intervento delle squadre dei vigili del fuoco intervenute da Avezzano, L'Aquila ma anche dai comandi limitrofi di Teramo, Chieti e Rieti. 50 uomini e 20 automezzi al lavoro da stanotte. Il primo bilancio è molto pesante perché i danni sono estremamente gravi, c'è un capannone completamente distrutto e sarà inagibile e dovrà essere probabilmente addirittura abbattuto perché i danni sono estremamente gravi e brucia ancora. Fortunatamente alcun uomo all'interno, nessun operaio? Assolutamente no, di feriti, vittime, nessun tipo di problemi per quanto riguarda nessun tipo di persona, sia di operatori che di persone o lavoratori che potevano essere presenti, non c'era nessuno per fortuna. Sono state le squadre di quattro comandi provinciali, L'Aquila, Chieti, Teramo e Rieti. Naturalmente dell'Aquila, sia quelle della sede dell'Aquila che queste della sede di Avezzano. E da quello che è stato detto in via informale da alcuni addetti dei Vigili del Fuoco, l'innesco è stato su più punti, sia all'esterno che all'interno dell'attività. Alle operazioni di spegnimento seguiranno poi quelle di messa in sicurezza dell'area. Sul posto, oltre ai pompieri, anche carabinieri e polizia locale. L'ombra del dolo sembrerebbe aleggiare concretamente sul fatto di indicibile disastro materiale ed economico. Colpo da circa 50.000 euro questa notte presso lo sportello Bancomat della Banca Popolare di Bari, ex Caripe, a Colle Corvino stazione. Per mettere a segno il colpo, i malviventi hanno usato dell'esplosivo per poi dileguarsi nella notte. Sono ancora in corso le indagini da parte dei carabinieri. Stefano Recanati. Un forte boato ha scosso intorno alle 3 di questa notte il sonno degli abitanti di Contrada Cepraneto a Colle Corvino, quando alcuni malviventi hanno fatto saltare in aria il bancomat della filiale della Banca Popolare di Bari, ex Caripe di Colle Corvino stazione. La forte esplosione ha di fatto sradicato dal muro lo sportello per il prelievo del denaro contante, lasciandolo ad una ventina di metri di distanza. I malviventi hanno utilizzato una miscela esplosiva per far saltare in aria il dispositivo e poi sono fuggiti a piedi, visti da alcuni residenti della zona. Il bottino dovrebbe aggirarsi intorno ai 50.000 euro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pescara e i carabinieri della stazione di Colle Corvino. Al momento sono in corso le indagini per accertare l'identità dei malviventi. Elementi utili potrebbero giungere anche dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza della banca presa di mira e da quelle del credito cooperativo abruzzese. Torna così l'incubo rapine a Colle Corvino, il terzo da inizio 2020. In due momenti diversi furono presi di mira. Prima le slot machine di un bar in Contrada Gallo usando dei trattori come arriete. In una seconda occasione fu rapinato un dipendente di una società di slot machine che si recava in banca per depositare l'incasso di circa 60.000 euro. Il GUP del Tribunale di Chieti, Andrea Di Berardino, ha rinviato a giudizio Roland Basci, 28enne albanese, accusato di omicidio con la duplice aggravante della premeditazione per essersi portato il coltello e per aver agito per motivi abietti e futili dettati dalla gelosia oltre che per violazione di domicilio. La vittima è Aliona Olenic, 33 anni, della quale l'uomo si era invaghito e che morì a causa delle lesioni provocate dalle numerose coltellate. Il giudice ha dichiarato inammissibile il rito abbreviato che ai sensi della legge 33 del 2019 che prevede l'inapplicabilità di questo rito abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. Ha fissato il processo davanti alla Corte d'Assise di Chieti per il prossimo 29 ottobre. Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso dei comuni contro la centrale SNAM. Amarezza da parte del sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini.
Un'altra vittoria per Snam. Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso dei comuni di Sulmona, Anversa degli Abruzzi, Pacentro, Pettorano sul Gizio, Prato La Peligna e Raiano contro la centrale a spinta e compressione con relativo metanodotto che sarà costruita a Casapente, nel cuore dell'Abruzzo. Naturalmente siamo molto amareggiati perché continuiamo ad avere tutti i dubbi riguardo alla capacità di quest'opera di impattare negativamente sul nostro territorio. Oggi la battaglia sicuramente va portata a livello politico, a livello governativo, a livello nazionale, dove ancora sono in corso le procedure per l'approvazione, per l'autorizzazione sul metanodotto. In realtà quindi devono ancora essere realizzati le conferenze di servizi e ancora devono essere emesse le autorizzazioni di rito. In più è ancora aperta una procedura proprio sul metanodotto, la città dell'Aquila ha avuto respinto il ricorso al TAR proprio per il metanodotto, ma c'è ancora un secondo livello di giudizio in Consiglio di Stato, io spero che il Comune dell'Aquila lo porti avanti, ma soprattutto in conferenza di servizi ci sono tutta una serie di temi legati agli usi civici che possono essere tranquillamente portati avanti. Chi vive quei territori non è di certo soddisfatto della sentenza, in primis per l'eventuale impatto ambientale, perché la centrale sorgerà nei pressi dei parchi nazionali dove vivono diverse specie protette, in una zona, a due passi dalla faglia del Morrone, ad alto rischio sismico. Ma anche per quanto riguarda la strategicità dell'opera, con le politiche sempre più orientate verso energie rinnovabili e le temperature in aumento a causa del surriscaldamento globale, il consumo di metano è destinato a diminuire. In uno scenario dell'Unione Europea, se nel 2030 venissero realizzate tutte le opere in cantiere, si arriverebbe a un'importazione di metano tre volte superiore l'attuale domanda. E queste opere che oggi utilizzano questo tipo di combustibili dovrebbero essere sostituite con nell'ambito di politiche di energetiche alternative, così come sta accadendo in tutto il mondo. Quindi una riflessione va fatta proprio sulla strategicità di quest'opera, che dopo 15 anni probabilmente non è più quell'opera così necessaria come sembrava all'epoca. Quindi io chiedo coraggio al governo oggi per ripensare delle politiche energetiche serie che tengano conto di questi scenari evolutivi che sono oggi completamente diversi. Adesso i comuni stanno valutando se procedere in Cassazione, mentre chiedono una presa di posizione più decisa da parte della regione. Non vedo grande convinzione in questa battaglia nell'ultimo periodo, ma questo non ci ha impedito di portare avanti comunque con determinazione gli atti che stiamo portando avanti. A differenza del Comune, che potrà dare solo un parere, la Regione è chiamata formalmente tra i soggetti che possono influenzare in maniera forte un procedimento autorizzatorio come questo. Quindi io credo che la Regione oggi abbia in mano una carta importante. Novità sulla gestione dell'impianto sportivo Lenaia di Pescara. Infatti c'è stata la proroga dell'attuale gestione capitanata dal Pinguino Nuoto del direttore generale Nazareno Di Matteo. Come promesso, il complesso Lenaia di non cesserà la sua attività neanche per un giorno. Queste le parole dell'assessore allo sport della Regione Abruzzo Guido Liris alla luce dell'approvazione nella seduta straordinaria della giunta regionale oggi a Palazzo Siro nell'Aquila della delibera con cui si è stabilito appunto di approvare la proroga tecnica della gestione dell'attuale società, l'associazione temporanea di imprese ATI Naia di 2020, che fa capo alla Pinguino Nuoto SSD SRL fino al subentro di un nuovo concessionario e comunque non oltre il 31 luglio 2021. La decisione, spiega l'assessore Liris, è stata assunta a seguito dell'impossibilità non dipendente dalla Regione di portare avanti positivamente la procedura per individuare un nuovo gestore avviata nel 2018 attraverso una proposta di project financing. È per questa ragione
che si è stabilito di concedere una proroga nelle more della quale completare una nuova procedura ad evidenza pubblica da avviare entro settembre sulla base di una concessione decennale con canone da stabilire. Soddisfatto anche il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, Guerino Testa, che ascoltiamo. Proroga che scadrà entro e non oltre il 31 luglio 2021 e in questo lasso di tempo gli uffici competenti della regione provvederanno tramite un'evidenza pubblica ad emanare un bando per la nuova gestione. Quindi scongiurato il pericolo di chiusura di almeno anche di qualche giorno come qualcuno paventava e quindi l'anno scorso la regione Abruzzo ha riaperto dopo un lungo periodo di inattività questa struttura, oggi verrà prorogata la gestione attuale e quindi si potrà dare contezza e certezza agli utenti, alla squadra di pallanuoto, a chi pratica il nuoto sia in maniera amatoriale sia in maniera agonistica, che la struttura sarà a tutti gli effetti aperta, funzionale e quindi tornerà ancora una volta ad essere un punto di riferimento dello sport e non solo all'interno del nostro Abruzzo. L'Abruzzo Reti è in difficoltà dal 2010 e le tariffe sono aumentate proprio per far fronte alla situazione. Il presidente della provincia di Teramo, Diego Di Bonaventura, interviene sulla società che gestisce il ciclo idrico nel teramano e punta il dito contro alcuni sindaci che vogliono cancellare una storia che invece conoscono bene. Parlano di Abruzzo oggi quando sanno che nel 2010-2011 la società, anzi prendemmo coscienza tutti perché la gestivano loro che oggi dicono che succede a Abruzzo, e loro ci dissero: guardate che c'è la società che gestisce le acque, ha 106 milioni circa di euro di debiti, e loro dissero: dobbiamo fermarci, dobbiamo mettere un CDA tecnico, e all'unanimità, ricordo a loro, mettemmo una nuova dirigenza per cercare di rianimare un paziente che stava morendo, perché una società, faccio domanda a voi, una società che ha 106 milioni di euro di debiti, come fa a vivere? Solo un imbecille legge, dice: oddio che succede a Abruzzo. Ecco, un ragazzo che adesso si affaccia alla vita pubblica, ma se domandiamo a tutti, sanno che Abruzzo ha una miriade di debiti? E io dico, forse questi 5-6 sindaci sono tornati dall'America dopo 20 anni, oppure quando votavano all'unanimità qualche anno fa i CDA tecnici non sapevano come stava Abruzzo, lo sanno e come. Adesso qualcuno vuole farsi un po' di visibilità politica, perché qui purtroppo quando non si ha idee, non si ha la visione, si parla ecco alla pancia della gente dicendo le tariffe sono aumentate. Io lo so che le tariffe sono aumentate, ok, per sostenere quel debito, perché se no la società è morta. Stiamo sostenendo quel debito che loro, non direttamente, perché il loro gruppo politico ha generato. Ecco, io perciò mi dispiace, noi abbiamo dei problemi reali, ho detto prima, quei 5-6 sindaci che oggi hanno per fortuna degli amici a Roma, al governo, dovrebbero invece spendere il proprio tempo per parlare del problema grosso che abbiamo sulla 14, chiamare la De Micheli, portarla qui, non solamente per attività culinarie, come già è successo nell'estate scorsa che la De Micheli è venuta qui. Ecco, deve occuparsi di questo problema serio, dobbiamo occuparci, a quei 5-6 sindaci dico, della ricostruzione, perché un mese fa annunciavano svolta nella ricostruzione, nel decreto c'è questo e questo, l'altro giorno gli stessi sindaci siamo delusi, nel decreto non c'è nulla, buttiamo le fasce, le mettiamo nell'armadio. No, la proposta che vi faccio invece io, tutti i sindaci, perché la gente ci delega, ci vota per fare questo, andiamo a Roma, a Montecitorio, e stiamo lì davanti giorno e notte finché non scrivono una legge reale sul terremoto per la nostra provincia, per la nostra regione, e finché non si porti sul tavolo il problema della 14, perché la nostra viabilità sta peggio della Liguria, anzi la Liguria riparte prima con il ponte che hanno ricostruito in 12-18 mesi. La Commissione Sanità ha dato parere favorevole sulla legge riguardo la stabilizzazione del personale sanitario. Questa potrebbe essere approvata dalla Regione entro fine mese. Si apre uno spiraglio sulla stabilizzazione del personale sanitario. Dopo i sit-in del mese scorso davanti all'assessorato regionale, la Commissione Sanità ha dato parere favorevole sul progetto di legge disposizioni in materia di assunzione di personale nelle aziende e negli enti di servizio sanitario regionale. Soddisfazione da parte dei consiglieri abruzzesi del Partito Democratico. Si applicherà la norma Madia che prevede la stabilizzazione
per mezzo di concorso riservato nella misura del 50% per tutte quelle persone che hanno fatto un contratto a tempo determinato per almeno 3 anni negli ultimi 8. È una norma molto importante perché permette la stabilizzazione di tante persone che da anni lavorano nel mondo della sanità, ma è una norma molto importante anche per la Regione Abruzzo perché consente di mettere a regime tante professionalità esperienziali che si sono maturate nel corso di questi anni. Andremo fino in fondo per questa battaglia che è un sacrosanto diritto per quanto riguarda i lavoratori e dovere della Regione. Salvaguardare le maestranze, la loro esperienza, portano avanti interi reparti e tantissimi servizi. Il nostro obiettivo è, dopo la sentenza della Corte Costituzionale per la Regione Lazio, è affiancare i lavoratori sostenendoli in un percorso di riconoscimento della loro esperienza. La legge che darebbe una boccata d'ossigeno a tantissimi precari nelle aziende sanitarie potrebbe essere approvata dal Consiglio regionale abruzzese entro fine mese. Martedì prossimo è l'ora della verità, ci sarà la giunta regionale e l'assessore alla sanità, presto, entro fine mese, porteremo la legge ad essere approvata dal Consiglio regionale. Adesso parliamo di sport, di calcio di Serie B, perché il Pescara presenta ricorso contro la squalifica di 3 giornate inflitta dal giudice sportivo a Cristian Galano. Intanto la squadra è scivolata in zona play-out. La sensazione è che solo con grinta e carattere la formazione biancazzurra possa invertire il trend discendente di questo finale di stagione. Mancano sempre meno giornate alla fine del campionato, ma più il tempo passa, più la questione salvezza diventa complessa per il Pescara. La notte contraddittoria di Venezia restituisce sì una squadra battagliera che non si è arresa alle avversità e alla fine ha strappato un punto d'oro, ma anche un Delfino ora sì scivolato in zona play-out. Sono ultimi biancazzurri nella classifica avulsa, tuttavia monca. All'ultima giornata c'è infatti Venezia Perugia, e che per le prossime 3 partite dovrà rinunciare a Cristian Galano, ovvero al suo miglior marcatore stagionale, proprio nella fase decisiva del campionato. Il Pescara ha già fatto pervenire preannuncio di reclamo e tramite l'avvocato Flavia Tortorella presenterà ricorso, ma benché vada, a Galano sarà tolta una giornata, difficilmente 2, quindi non ci sarà col Frosinone e quasi certamente a Trapani. In quel gesto di Galano, giocatore correttissimo, al penso la prima espulsione diretta in carriera, c'è un po' la stagione del Pescara, un gesto né cattivo né violento, ma plateale e visibile, una ingenuità frutto di stizza e nervosismo per un campionato sul quale i biancazzurri non riescono a mettere i titoli di coda e che si complica sempre di più. Nel dopo partita il tecnico Andrea Sottil ha parlato di 2 vittorie da ottenere per centrare la salvezza. Certo, il match dell'Adriatico Cornacchia contro il Livorno, già retrocesso, è un'autentica manna e lì i 3 punti devono essere messi in preventivo. Serve un altro successo. I numeri impietosi dicono che nel girone di ritorno però il Pescara ha vinto appena 4 partite e che continua a prendere gol con una facilità disarmante. 26 incassati in 15 gare del girone di ritorno, poco meno di 2 gol a partita. Insomma, un trend peggiorativo con il progredire della stagione, come è accaduto 2 anni fa, quando Pillon portò il Pescara alla salvezza con il fiatone, anche se allora la squadra restò sempre al di fuori dalla zona play-out, dove però sarebbe finita con 1 o 2 giornate in più, perché quella era l'inerzia. Ecco perché tirarsi fuori ora non è affatto semplice, soprattutto se non ci sarà risultato pieno con il Frosinone, altrimenti i punti toccherà farli in trasferta, Trapani e Chievo, dove il Pescara nel girone di ritorno ne ha racimolati solo 4. E poi salta all'occhio un'altra questione che neanche il terzo tecnico stagionale sembra risolvere: la disposizione della squadra. Sottil, appena arrivato, aveva dettato la via del 4-3-3 e rimettere i giocatori nei loro ruoli per farli rendere al meglio. A Venezia, nel secondo tempo, complice l'inferiorità numerica, ha proposto quella difesa a 3 già messa in campo con alterne fortune dai predecessori Zauri e Le Grottaglie, ed ha scelto una mediana senza vertice basso, togliendo un Palmiero lontano da una condizione accettabile e affidandosi a 2 interni, in questo caso Castanos e Memushai, proprio come fatto da Le Grottaglie nelle ultime giornate. Insomma, tra equivoci tattici, scelte di mercato censurabili fatte dalla società in estate e a gennaio, giocatori infortunati o giù di condizione, questo Pescara dovrà aggrapparsi all'arma principale sfoderata a Venezia, quel carattere tanto evocato da Sottil, per fare l'impresa venerdì contro il Frosinone, nell'auspicio che Clemenza, chiamato a sostituire Galano, conservi l'ispirazione mostrata nelle ultime giornate. In Serie D il Pineto rinforza il centrocampo e dopo il colpo Lorenzo Paoli annuncia il ritorno di Francesco Esposito e la conferma dell'attaccante Marco Ciarcelluti. Molto attivi anche Notaresco e Castelnuovo.
Le tre teramane Pineto, Castelnuovo e Notaresco continuano a confermarsi le società di Serie D più attive sul fronte mercato, mentre restano ferme Giulianova e Vastese, per le quali prevalgono al momento dinamiche societarie ancora da dipanare. Un colpo da 90 lo ha messo a segno il Pineto. Il presidente Silvio Brocco e il DG Roberto Giammarino hanno tesserato il forte ed esperto centrocampista Lorenzo Paoli, classe 88, vecchia conoscenza delle squadre abruzzesi, delle quali è stato più volte avversario nel girone F di Serie D con la maglia della Vispesaro, squadra della quale è stato bandiera e capitano e nella quale ha militato nelle ultime 8 stagioni tra Serie C e Serie D, collezionando oltre 260 gettoni. Il suo contratto con il club marchigiano è scaduto lo scorso 30 giugno e il Pineto non si è fatto sfuggire l'opportunità. Infoltito il pacchetto di under con i tesseramenti di due attaccanti, Marco Di Marco, classe 2003, cresciuto nell'Ascoli e proveniente dal Porto d'Ascoli, e Niccolò Pantoni, classe 2001, proveniente dall'Alba Adriatica. Nelle ultime ore ufficializzati il ritorno del centrocampista Francesco Esposito, lo scorso anno a Vasto dopo 3 stagioni pinetesi, e la permanenza dell'esterno Marco Ciarcelluti. Dopo il gran colpo Dos Santos, il Notaresco si è assicurato le prestazioni del portiere di origini albanesi Clevis Shiba, classe 2000, mezza stagione a Giulianova e un anno e mezzo a Pineto, ora terzo club abruzzese per l'estremo difensore che ha assaporato la Serie C con la maglia della Fermana. Oltre ai neoarrivi, anche una conferma importante per il Notaresco, il 28enne centrocampista jesino Mattia Frulla, pilastro della scorsa stagione, nella quale ha collezionato 23 presenze e 5 reti. Già al lavoro nello stage prestagionale il Castelnuovo, che nel frattempo ha annunciato la conferma di due centrocampisti, Marco Donatangelo e Filippo Forò, protagonisti dello scorso campionato, e l'arrivo di due attaccanti, Alessandro Fagioli, classe 2000 dal Notaresco, e soprattutto Lorenzo Sbarbati, fermo nell'ultimo anno per motivi personali e che in precedenza aveva indossato le maglie di Recanatese, Folgore Veregra, Monte Giorgio e Castelfidardo. A Vasto invece non è ancora tempo di calciomercato. La società del presidente Franco Bolami, con una nota ufficiale, ha fatto sapere che la Vastese non è mai stata in vendita, non c'è mai stata la necessità di rimettere la società nelle mani del sindaco e nessuna crisi è in atto. Come dirigenza stiamo lavorando per rafforzare ancora di più i nostri quadri. Non c'è alcuna intenzione di mollare e farci da parte. Una situazione tuttavia che fa ritardare l'allestimento della squadra, anche se la stagione partirà tardi. Il Dipartimento Interregionale ha comunicato la data ufficiale di inizio del campionato di Serie D, il 27 settembre, una settimana prima, 20 settembre, l'inizio della Coppa Italia con il turno preliminare. E questo era il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che i contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Prossimo appuntamento con il nostro telegiornale alle ore 23. Per il momento grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di serata.